Tre nuovi defibrillatori semiautomatici da impiegare in futuro nelle situazioni più estreme. Questo è l'ultimo prezioso regalo da parte di Farmaceti Fernati al Comitato della Croce Rossa Italiana di Città di Castello, un vero e proprio atto di solidarietà suggellato dalla consegna ufficiale avvenuta attraverso una cerimonia andata in scena in comune alla presenza del sindaco Luca Secondi. Importante perché noi dovevamo sostituire quelli che erano gli apparati DAE, quindi strumenti salvavita all'interno dei mezzi di soccorso che abbiamo in Comitato, e che quindi ci hanno permesso loro, grazie a questa donazione, di poter comunque far fronte a questa sostituzione, a questo aggiornamento e ammodernamento di queste strumentazioni, senza dover comunque far gravare la spesa sulle casse del Comitato, che comunque, come sappiamo, è un'associazione di volontariato, una onlus, che fa attività solamente con volontari, non ha chissà che entrate economiche. Finora Farmaceti Fernati ha donato ben 25 dispositivi salvavita ad associazioni e scuole del territorio, apparecchi di indubbia utilità installati presso edifici pubblici nonché impianti sportivi locali, così da agevolare il lavoro dei professionisti in caso di emergenza. È spesso che noi interveniamo. In effetti, quando sono stata contattata dal presidente della Croce Rossa, immediatamente, senza nemmeno attendere o dire io sento, non ho sentito nulla, e ho detto di sì, come tutte le altre volte che noi abbiamo e siamo stati presenti, proprio perché ci teniamo a essere e a soddisfare soprattutto le esigenze e a poter risolvere in un certo qual modo anche i problemi della comunità. Con i defibrillatori appena ricevuti, la Croce Rossa sarà in grado di attrezzare le ambulanze in servizio durante manifestazioni di vario tipo, un segnale importante per la comunità tifernate.